Questa sera abbiamo a disposizione una sala un po' più ampia, non vogliamo lasciare fuori nessuno, quindi abbiamo fatto un upgrade di Zoom. Stanno entrando tutti in sala d'attesa. Benvenuti, buonasera a tutti. A breve cominciamo il webinar, il primo webinar live sul tema del Piquan Shu col maestro Vismara. Ok. Bene, allora che ore sono? Aspettiamo fino alle 8:05, direi, poi mi piace essere puntuale, dare la puntualità anche alle persone che veramente sono arrivate puntuali. Stanno ancora entrando in tanti, affrontiamo un attimo. Ok. Quando arriviamo a 100, Michele, io direi di cominciare. Intanto magari scrivete se sentite bene l'audio. Vi ricordo che è possibile seguire anche la diretta da YouTube. Michele ha messo il link nella chat. Scriveteci se sentite gli audio. Audio perfetto, grande Marco. Ciao Marco, ciao Luca, ciao Cono, ciao William, ciao Eloisa, benvenuti, benvenuti qua. Grazie a voi di essere qua. Buonasera al gran maestro Vismara. Alfredo, ti salutami. Ok, abbiamo superato gli 80. Bene, io direi che... Eccoci qua, ragazzi. Ma cos'è sta roba? Incredibile. Ok, audio ottimo, perfetto. Bene, siamo già a 80, più di 80 persone, ho perso il conto. Io direi che possiamo cominciare, che dite? Alfredo, ci sei? Ci sono. Ok, perfetto. Allora, aspettiamo Michele, cosa dici? Cominciamo? Per me ok. Ok, va bene. Poi noi man mano facciamo inseriamo le persone. Ok. Perfetto, si vedono le slide sul fondo? No. Come no? Si vede la slide rossa? Sì. Ok, bene. Bene, dai, io direi che possiamo cominciare. Ok. Lasciamo la parola al maestro Vismara. Allora, due regole del webinar. Vi ricordiamo che potete scrivere in chat. Adesso il maestro farà la presentazione del Piquan Shu. Poi rimanete qua, mi raccomando, fino alla fine. E abbiamo delle cose molto interessanti per voi, quindi rimanete fino alla fine con noi. Vi lasciamo silenziosi per dare spazio e parola al maestro Vismara e poi lasceremo comunque una piccola parte per fare le domande. Non riusciremo a darvi microfono perché siete veramente in tanti stasera, ma riusciremo comunque a leggere le vostre domande. Mi farò aiutare dal mio team e dai collaboratori e buon webinar a tutti quanti. Quindi lascio la parola al maestro Vismara per questo webinar evento di Piquan Shu. Intanto è entrato anche Pino Cuscini. Ok, Alfredo, ti lascio la parola. Bene, grazie. Bentrovati a tutti, benvenuti a questo webinar. Vi ringrazio per la partecipazione. Siete numerosi, mi ha detto Clara. Cominciamo.
Ho deciso di fare questo webinar per promuovere un'antica disciplina che pratico da più di 40 anni e che, visti i tempi, può essere di aiuto a molti di voi, praticanti e insegnanti di arti marziali e non solo. Mi presento perché, al di là di coloro che mi conoscono e che da anni mi seguono sui miei canali social e agli stage, in questo webinar si sono iscritte anche molte persone nuove. Mi chiamo Alfredo Vismara, ho 73 anni e da più di 50 anni sono un insegnante di judo a tempo pieno. Il judo è stata la prima disciplina che ho praticato sia come atleta che come insegnante. Ma ho sempre cercato e trovato il tempo per studiare alcune differenti discipline nel mondo delle arti marziali, giapponesi e cinesi. Pratico Tai Chi Chuan, che tutti più o meno conoscerete, e Pi Guan Shu, forma di Qigong conosciuta nel mondo del judo, perché io stesso l'ho proposta in più occasioni di allenamenti ostage. Sono ormai più di 45 anni che la pratico, di buon'ora, tutte le mattine. Perciò ho pensato, visto i risultati che mi ha portato fisicamente e psicologicamente, di proporla a tutti, che ne spieghi i contenuti e i benefici derivanti dalla sua pratica. Inoltre, ho pensato che in un periodo molto difficile come questo potesse essere utile per rimanere più centrati ed emotivamente controllati, poiché si può praticare da soli e in qualsiasi luogo tranquillo, anche in casa. Perché un libro sul Pi Guan Shu? Potrei dirvi che l'ho fatto perché nessun altro lo ha fatto prima e potremmo chiudere la cosa qui. Ma non è così. I motivi che mi hanno spinto a scrivere questo libro sono molteplici e vi illustrerò a breve. Ma prima di farlo, devo confessarvi una cosa. Questo libro non è per tutti. Sì, proprio così. Chiunque potrebbe acquistare questo libro, sfogliarlo, tenerlo fra le dita, sentire il profumo delle sue pagine, ma non tutti sono grado di comprenderne appieno quanto scritto al suo interno. Non per mancanza di intelletto, certamente, tutt'altro. Questo libro non è complicato dal punto di vista dei concetti. Questo libro non è complicato nemmeno nella spiegazione dell'esecuzione degli esercizi di forma e non forma da eseguire, che troverete nelle spiegazioni. Questo libro non è complicato. Allora perché non dovrebbe essere per tutti? La risposta è semplice, perché non tutti sono ancora pronti ad ascoltare loro stessi, a scavare al proprio interno, alla ricerca di un equilibrio interiore. Se quindi tu sei tra queste persone, questo libro non è per te, o perlomeno in questo momento. Se invece sei una persona conscia dei propri limiti, ma nello stesso tempo determinata al raggiungimento dei propri obiettivi personali, allora continua a seguirmi perché troverai in questo libro un valido alleato per il tuo percorso di crescita interiore e non solo. Seguimi ancora, perché come promesso ora ti elenco i tre principali motivi per cui ho scritto questo libro. Questa è la copertina del libro. Ora vedrete alcune pagine, però prima di passare ai miei principali motivi per cui ho scritto questo libro, volevo dire due parole su come ho voluto strutturarlo, questo libro. L'ho strutturato in modo che da una parte avete un testo, da un'altra parte avete dei video che sono collegati fra loro. E l'ho strutturato in modo che qualsiasi persona, anche se non ha iniziato ancora a praticare Pi Guan Shu con un maestro, con un poco di buona volontà si può mettere lì e cominciare a sperimentarlo. Chiaramente
la presenza di un maestro è necessaria prima o poi, bisogna cercarselo. Che il maestro è un esempio da seguire nei movimenti, è un esempio da seguire, da seguire nelle sue correzioni. È importante la presenza del maestro per gestire i tempi della pratica delle posizioni, anche se io all'interno del libro ho cercato di dare dei punti minimi per cominciare. Bene, andiamo avanti. Come vedete, ci sono fotografie, descrizioni delle tecniche, e all'inizio dei capitoli, come vedete sulla destra, adesso la slide è andata avanti, però vedete sulla destra c'è un QR code. Questo QR code che c'è all'inizio di ogni capitolo del libro vi porta ai video che corrispondono a quello che state leggendo e spiegano quello che state leggendo. Come vedete, questo è il capitolo degli esercizi da seduto e relativo QR code per andare a vedere la mia spiegazione video. Questo è l'elenco dei capitoli che trovate all'interno del libro. Apertura dell'esercizio, dell'allenamento, esercizi di forma, esercizi in movimento, eseguiti da solo, esercizi da fermi in coppia, esercizi in movimento in coppia, esercizi da seduti, da sdraiato, esercizi di non forma, esercizi di chiusura dell'allenamento. Tornando ai principali motivi, il primo che mi ha spinto a scrivere questo libro è l'avere riscontrato la necessità di tramandare questa disciplina, poiché è poco conosciuta, ma con un enorme potenziale. Il Pyu Guanxu, infatti, ha fatto davvero la differenza nella mia vita e in quella di molte altre persone che negli anni l'hanno praticata al mio fianco. Il secondo motivo è perché mi sono reso conto, con i tempi che corrono, della necessità delle persone di trovare un proprio equilibrio mentale, fisico ed emotivo. La vita di tutti i giorni ci mette spesso a dura prova. Gestire di questi tempi famiglia, lavoro, relazioni e passioni è complesso e può portare a vivere situazioni di stress anche prolungate. Per questo è importante trovare un proprio equilibrio e il Pyu Guanxu può aiutare anche in questo. Il terzo motivo per cui ho scritto questo libro è perché tramite esercizi fisici che vi dimostrerò, sia in foto che in video, è possibile allenare non solo la muscolatura e il corpo in generale, ma anche potenziare l'intenzione e la forza di volontà, imprescindibili per il raggiungimento dei vostri obiettivi. La forza di volontà è qualcosa di innato in noi, ma spesso non basta, per cui bisogna lavorarla, allenarla, per ottenere grandi risultati. Essa vi consente di andare oltre a tutti quegli impedimenti interiori ed esteriori che diminuiscono o si interrompono la vostra capacità di mantenere l'intenzione nelle azioni intraprese. La forza di volontà si allena con il Pyu Guanxu. Le tracce del Pyu Guanxu si perdono nella notte dei tempi. Affonda le sue radici nell'antica religione cinese, nella cultura taoista. Non si conosce il luogo dove ebbe origine esattamente, ma è certa la sua pratica in molti monasteri taoisti per temprare fisicamente e fortificare spiritualmente i monaci, spesso isolati sui monti per lunghi periodi di tempo, impegnati in faticosi esercizi di alchimia interiore. Il significato del nome ha diverse interpretazioni. Muovere l'energia attraverso le articolazioni, metodo per conoscere se stessi,
tecnica per la longevità. La teoria iniziale della scuola consiste nel ritenere tutte le articolazioni del corpo responsabili a causa del loro irrigidimento nel tempo, del gira, del diminuire la quantità e la fluidità della circolazione energetica nel corpo. Di conseguenza, la pratica del Pikuan Shu, che dichiara di risolvere questa situazione, porta a un maggiore stato di benessere fisico e ad una maggiore longevità. Estremamente semplice, si ispira a ritmi universali. In origine, nella stoffa dell'universo, regnava il caos. Poi venne l'ordine e ancora caos e ordine si sono alternati e hanno interagito per ottenere un equilibrio cosmico ed energetico sempre più stabile. Per cui l'uomo, per essere in armonia con l'universo, il macrocosmo di cui è parte, deve esserlo prima con se stesso nel suo microcosmo. Il Pikuan Shu è una disciplina concepita con l'obiettivo di indagare dentro di noi, per mezzo di un atto di volontà, e percepire il caos originale che, alternato all'ordine imposto dalla pratica, ci portano ad accrescere forza di volontà, energia spirituale, energia vitale e forza fisica, conquistando gradualmente un equilibrio psicofisico sempre più duraturo. Prima ancora di venire al mondo, eravamo in continuo movimento. Questo movimento è comandato dal nostro sistema nervoso centrale, che ha una gran voglia di interagire con tutto quello che lo circonda per comunicare attraverso i sensi, i quali dipendono da lui. Purtroppo, contrariamente a tutti gli altri esseri viventi, dove può continuare ad esprimersi abbastanza liberamente, assecondando soltanto la necessità di sopravvivere, con l'uomo, detto sapiens, deve continuare a litigare con i movimenti, le abitudini e costrizioni esterne che vogliono controllare e sopprimere le sue necessità, portandolo spesso ad avere spiacevoli reazioni all'interno del nostro organismo. Tutto questo e molto altro solo perché ci siamo dimenticati, o proprio non lo sappiamo, che da 500 milioni di anni circa che ha fatto la sua apparizione negli esseri viventi, esisteva solo lui, tutto il resto è venuto dopo, compresi i nostri movimenti volontari. La filosofia taoista definisce forma e non forma tutte le espressioni del nostro corpo, volontarie o involontarie, con ordine e caos, le situazioni che si alternano inevitabilmente per raggiungere un equilibrio interiore stabile che ci permette di affrontare la realtà in modo più responsabile. Tutto ciò si rifà all'idea che all'origine di tutto, come ho spiegato all'inizio, nella stoffa dell'universo, in seguito nella storia della Terra, regnava un caos energetico che si alternava a brevi momenti di ordine e tranquillità. Nel tempo, il continuo interagire di queste due situazioni ha portato a tempi più lunghi di ordine e a momenti di caos meno violenti, producendo una condizione energetica più stabile e vivibile. Tutto abbastanza comprensibile intellettualmente, ma non altrettanto semplice fisicamente, perché la mente razionale fatica a lasciare che la nostra parte irrazionale si manifesti liberamente attraverso dei movimenti del corpo incontrollati. Perciò è normale che alcuni riescano a liberare queste energie in poco tempo e altri impiegano anche anni. Tutto dipende dalla corazza culturale che fatica a destrutturarsi nonostante la buona volontà di chi pratica, ma alla fine tutti riescono a fare amicizia col nostro cervello rettiliano. I benefici. Passo ora ad elencarvi i benefici della pratica. Dal punto di vista fisico e psicologico,
La pratica del Pyukanshu può sembrare inizialmente ardua e faticosa da sopportare, ma se affrontata in modo graduale diventa piacevole e indispensabile per il nostro benessere. Aumenta lo stato di vigore, la forza fisica, la vitalità, la capacità di concentrazione, forza di volontà e la resistenza alla fatica in generale. Progressivamente rinforza la struttura ossea, legamenti, tendini e tono muscolare. Vi restituisce la capacità di interagire col sistema nervoso centrale, eliminarne i conflitti, le tensioni, fra tutto ciò che è razionale, cervello neocorticale, e irrazionale, cervello rettiliano. Porta a una consapevolezza generale superiore, salute e longevità. Può essere praticato da chiunque, uomo e donna, qualsiasi età, e ne possono trarne benefici tutti in ogni campo di interesse, dalle attività sportive alle lavorative e intellettuali. Questo è il fine ultimo del Pyukanshu: ottenere una conoscenza di se stessi che coinvolge gli stati più profondi del nostro essere, aiutarci a vivere meglio e più a lungo. A questo punto vi ho spiegato la mia esperienza dell'importanza del Pyukanshu, di quello che si può ottenere fisicamente e psicologicamente dalla disciplina, e sono ora disponibile alle vostre domande. Prego, tocca a voi. Bene, ringraziamo il maestro per questa presentazione del Pyukanshu. Non so se tutti, qualcuno ha visto il video che mi ha mandato oggi in anteprima, magari potremmo anche farlo vedere, perché così magari è più, come dici, cosa pensi Michele, così con la spiegazione che ha fatto il maestro si capisce meglio. E quindi... Sì, sì, farò pure vedere e ti mando il link. No, io non riesco a condividerlo te eventualmente. Intanto che le persone preparano le domande, e se avete delle domande rispetto a quello che il maestro ha spiegato fino adesso, questo è il momento di farle. Potete scrivere in chat oppure potete magari alzare la mano, e se riusciamo a catturare vi diamo anche l'audio. Però magari facciamo vedere, giusto per chi si è approcciato per la prima volta, perché non tutti conoscono il maestro, e facciamo vedere magari il video. Solo un secondo che cerco di... che lo ritrovo subito. Cosa faccio io, Michele? Sì, non tutto, spero. No. Ah. Perché allora... è lungo. No, allora, solo un breve estratto di 2 minuti. Mi è uscito un uomo con gli occhiali. Allora, intanto ci sono delle domande. È possibile, Riccardo scrive, è possibile paragonare in qualche modo la struttura di questa disciplina con il principio della Kito Ryu Jiu Jitsu? No, no, non c'entra nulla. Elisabetta chiede, qual è la media del tempo giornaliero, immagino, col quale praticarlo? Non c'è un tempo giornaliero. L'importanza della pratica del Pyukanshu è che va iniziata soltanto quando si ha voglia di farlo. So che sembra un po' un gioco di parole, però è fondamentale che il proprio spirito, la propria intenzione sia forte nell'affrontare l'allenamento. Non per la fatica fisica, ma proprio per l'intenzione che ci si mette poi nello svolgere. Questo è importante. Poi che l'allenamento duri 10 minuti, mezz'ora, un'ora, 2 ore, questo non conta. Ok, qualcuno scrive, che differenza, Maurizio scrive, che differenza c'è tra il Pyukanshu e lo Yin Quan da Chen Quan? Yin Quan da Chen Quan. Magari l'ho pronunciato male. Beh, ci sono delle cose che sono molto simili. La differenza comunque sostanziale è che Li Chuan e il Ta Chen Chuan sono due stili di combattimento, sono due stili interni.
il più conosciuto non è uno stile di combattimento, è soltanto una, chiamiamola, ginnastica, fra virgolette, per allenare tutto quello che vi ho raccontato finora. Ok. Allora, intanto faccio partire il video così. Sì, così vedo che le domande stanno iniziando ad arrivare. Michele fa vedere il video, così capite un attimo, vedete meglio, perché qualcuno sembra che non abbia ricevuto il link. Non va, Michele? Questa lezione di più conosci. Posizione iniziale. Non si vede. Vabbè, passiamo alle domande, dai. Non si vede, Michele, perché si vede che c'è troppa poca linea. Comunque vi dovrebbe essere arrivato questo video, se vi siete iscritti tramite la mail, potete vederlo praticamente nelle mail che vi sono arrivate. Qualcuno non sente l'audio? Ci sono molte differenze col Tai Chi? Ci sono molte differenze col Tai Chi, sì, perché anche il Tai Chi, come Li Chuan, il Ta Chen Chuan, è uno stile interno, ma di combattimento. Il Pi Quan Shu non lo è. Anche se il Pi Quan Shu ha molte similitudini col Tai Chi Chuan. Ok, e Guido scrive: io ho iniziato a praticare seguendo le lezioni online del maestro. Vorrei avere un approfondimento sull'alternanza di ordine e caos durante la pratica. L'alternanza dell'ordine e caos durante la pratica, durante le posizioni nella pratica, avviene quando il sistema nervoso centrale reagisce. Il corpo comincia a vibrare. Non necessariamente vibra tutto il corpo, è possibile che vibri soltanto una gamba o le gambe, oppure un braccio, tutte e due le braccia, oppure l'intero corpo. Questa vibrazione può essere più o meno energica, più o meno violenta, e poi comunque quando il sistema nervoso si è scaricato, tutto ritorna nella normalità e si ritorna nella posizione di forma. Durante questo momento, le posizioni del corpo non vanno mantenute, bisogna lasciare che il corpo si muova come la vibrazione pretende. C'è Laura Sergas che sta tentando di connettersi perché ha alzato la mano. Forse è meglio, Laura, se scrivi se non riesci a connettere l'audio. Gregory scrive: salve maestro, è preferibile praticarlo al mattino presto? Ci sono quattro tempi: mattina presto, mezzogiorno, metà pomeriggio e mezzanotte. Però qualsiasi orario della giornata va bene. Se è la mattina presto è meglio perché rientra in una di questi quattro momenti ideali, però purtroppo con tutti i nostri impegni, anche se troviamo 10 minuti a mezza mattinata va benissimo. Se li troviamo nella metà del pomeriggio va bene comunque, se riusciamo a farlo la sera altrettanto. Non una raccomandazione, se trovate il tempo soltanto alla sera, non tenete mai dei tempi lunghi alla sera, perché può darsi che invece di aiutarvi a dormire meglio, vi agiti un poco. Ok, Claudio scrive: in che modo il Pi Quan Shu migliora la pratica del judo o qualsivoglia attività anche quotidiana, o meglio, quando si inizia a percepire il cambiamento dato dalla pratica del Pi Quan Shu? Grazie. Il cambiamento. Il mio insegnante di Pi Quan Shu, tanti anni fa, dopo un po' che continuava a parlare di chi di qui, di chi di là,
chi che circola, il chi che mi fa muovere più veloce, più forte, più rapido, con i riflessi più attivi, più accesi, a un certo punto la domanda che gli ho fatto era: ma come faccio a sentire il mio chi, se questo chi circola, se questo chi c'è? E la risposta era sempre la stessa. La risposta era che il chi non lo si può vedere, non lo si può sentire. È come il vento. Ci si accorge del vento e della forza del vento guardando un albero. E la stessa cosa è nel Pikwanshu. Durante la pratica poi ci si accorge della differenza durante l'attività della giornata o in un'attività sportiva per chi la fa, per come ci si muove, per come si reagisce, per i tempi di reazione che migliorano. Però è durante la pratica di una, non del Pikwanshu, ma di quello che si sta facendo durante la giornata in uno sport, che uno poi avverte la differenza con quando non lo faceva. Ok, allora ci sono due domande interessanti. Il libro lo troviamo in libreria oppure lo proiettiamo adesso voi? Allora, No, il libro per ora non l'ho trovato in libreria, dovete prenotarlo dopo, quando abbiamo finito la nostra chiacchierata. Io passerò a Clara il pallino del nostro incontro e lei vi spiegherà tutto. Sì, in realtà questo non è un libro, cioè qualcosa di più, nel senso che non sarà il libro da solo, perché comunque il libro è la prima volta che si fa un libro su questa disciplina, perché non esistono, ma il libro è legato al corso. E Pio, Marco Pio Sbrana, scrive: il libro è senz'altro utile per avvicinarsi a questa disciplina, ma ho capito che senza un maestro che ti segue è difficile continuare da soli. Si può seguire un corso del maestro Vismar online? Certo. E Marco, abbiamo previsto anche questo, infatti poi vi spiegheremo come. E sì, qui voglio intervenire. Si possono anche seguire delle lezioni del maestro Vismar online, però resta il fatto che il maestro Vismar online non può saltare dall'altra parte e venire a correggere nello Pikwanshu. Un po' come judo, mettervi le mani addosso, sentire la vostra muscolatura, sentire quanto siete rilassati, sentire quanto siete contratti e darvi delle indicazioni più precise. Purtroppo bisogna anche poi riuscire a incontrarsi fisicamente in altri stage. Certo, ma infatti prevederemo anche un evento su questa disciplina. Certo è che la cosa bella di stasera, direi che vedervi tutti senza mascherina, visto che ultimamente ci vediamo solo con la mascherina, è una delle cose che in realtà l'online ci sta restituendo, se ci pensate, no? Però magari in futuro la tecnologia sta facendo passi da gigante anche con la realtà aumentata. Certo è che è insostituibile il contatto, questo certo. Se non sentite l'audio, Michele, che cosa possiamo dire? Quale suggerimento possiamo dare a chi non sente l'audio? Se nel caso ci sia qualche problema con l'audio, non riuscite a configurarlo direttamente su Zoom, e potete seguire il webinar direttamente su YouTube. La diretta è leggermente indifferita, giusto pochi secondi, ma c'è una chat anche lì, perciò per fare le domande è possibile farlo direttamente da YouTube. Però le leggi tu, perché io non riesco a leggerle. Sto leggendo io appunto per il momento. Ok, quindi allora potete seguire anche questo evento su YouTube, perché noi lo facciamo sempre in raddoppio, proprio perché a volte con Zoom, a volte anche il maestro salta. E chiedo scusa a Michele prima, perché non mi ricordavo che lui è collegato con YouTube, con Zoom, e in più sta facendo appunto la diretta, e quindi gli ho chiesto anche di condividere il video e stava crashando, quindi mi è veramente crashato il computer mentre così intanto. Io metto comunque il link del video di anteprima, che potete potete vederlo ovviamente adesso eventualmente, eccolo qua. Ok, potetelo andare a vedere oppure lo possiamo condividere comunque. Marco Scaiano dice: ho un bimbo piccolo, da che età si consiglia di iniziare la tecnica? Il Pikwanshu non è
molto molto adatto ai ragazzini. Personalmente ho avuto allievi 12, 13 anni, 14 anni o allievi di quell'età e il piccolo Shu piace e fanno anche progressi. Allievi più giovani non ne ho mai avuti. Quello che posso però, quello che posso dire è che per un ragazzino giovane, adesso non so quanto piccolo, ma giovane, insegnando, siccome insegno judo anche ai ragazzi, perciò le problematiche si assomigliano molto, i ragazzini di 6 anni, 7 anni, 8 anni, 10 anni, stare fermo in alcune posizioni non gli è molto consono, cioè fa troppa fatica, anche perché il sistema nervoso centrale di un ragazzino è ancora troppo, come spiegavo prima, è ancora troppo vergine, nel senso che comanda lui e il ragazzino lo segue, se deve saltare salta, se deve parlare parla e non si fa troppi ragionamenti sul fatto che deve stare fermo e deve allenarsi per ammirare la sua forza di volontà, cioè sono cose che sono un attimino, a mio avviso, un attimino precoci. C'è una domanda da YouTube. Tommaso chiede: buonasera, ci sono diversi livelli in questa pratica? No, non ci sono livelli intesi come gradi, come nelle altre discipline marziali, no, non ci sono. Diciamo che il livello è un livello della persona. Il livello, l'intervallo interiore che uno sente strada facendo, praticando, cioè, ma non c'è un livello esteriore che gli viene riconosciuto. Vittorio scrive che è un judoka. Esiste nel judo un qualcosa che derivi dal Pikwan Shu? No, non esiste niente. Ok. O meglio, non esiste niente dal punto di vista tecnico, perché nel judo non esiste un esercizio che svolga le attività del Pikwan Shu. Però esiste un esercizio e la pratica del judo che vanno a toccare determinati punti del rapporto qua, la parte razionale del nostro cervello e quella irrazionale, che avvengono attraverso un randori, attraverso un shikobi, attraverso la fatica, attraverso i kata, attraverso tanti esercizi. In questo senso sì, però qualcosa che gli assomigli direttamente no. Ok, da Elisabetta, gli esercizi in coppia sono fondamentali o si possono non fare? No, si possono anche non fare inizialmente. Gli esercizi in coppia servono soprattutto per la parte, diciamo così, inviare energia C della muscolatura. Michele, hai delle domande tu su YouTube? Al momento no. Allora, io direi di... posso avere la condivisione dell'anteprima? Ok, magari ve la faccio, la condivido. Ok. Si vede? Sì, mi vedo. Ok, perfetto. Bene, iniziamo la nostra lezione di Pikwan Shu. Posizione iniziale, per i denti, poi pugno sinistro che rappresenta il sole, mano destra aperta che rappresenta il sole. Dalla distribuzione del C passiamo alla prima posizione. Palmo delle mani rivolto verso alto, indice pollice aperto, tensione nelle dita ma non rigidità. Nelle varie posizioni stabilite alcuni minuti, 3-4-5 minuti, alla fine del tempo del registramento, ricominciate a distribuire
alla fine di tutti gli esercizi abbiamo un esercizio che serve a, a rilassare l'articolazione dei polsi, dei gomiti, delle spalle, delle anche e delle ginocchia. Adesso la stessa cosa. Bene. Allora, intanto è arrivata una domanda. Riccardo chiede: che affinità ci sono con la pratica dello Zan Zhuang? Che attività ci sono? Che affinità? Con la pratica? Dello Zan Zhuang. Ci sono delle affinità sul movimento volontario e involontario. Perciò da questo punto di vista ci sono delle affinità. Quella disciplina è molto orientata soltanto alla non forma. Invece il Pikwan Chu, diciamo che si utilizza di tutte e due le cose. Lo Zhuang Zhuang si occupa soprattutto della parte del rapporto razionale e irrazionale esclusivamente, ma non tanto dell'aspetto fisico, non tanto dell'aspetto dei tendini, delle articolazioni, della muscolatura, della velocità, della forza, di tutti gli aspetti che possono interessare qualsiasi attività che noi possiamo incontrare durante il giorno o nello sport. Si interessa soltanto di andare a liberare delle energie, come spiegavo prima, che sono diciamo così, a causa della nostra cultura, non della sola nostra italiana, ma di tutti i paesi del mondo, dove man mano che cresciamo veniamo istruiti, diciamo così, a ragionare in modo razionale e allontanare sempre di più la parte irrazionale. Ecco, quella disciplina tende molto di più a sviluppare questa parte più che tutto il resto che fa più con Shu. Allora, c'è una domanda da Augusto, dice: buonasera, che differenza c'è tra il Pikwan Shu e il Reiki? Beh, la differenza è moltissima. Il Reiki è una forma di terapia dove utilizzano il chi come mezzo di guarigione, però non c'entra con il Pikwan Chu, cioè sono due cose completamente diverse. Anche se andiamo a parlare di chi o di chi nel caso di Reiki, che è la stessa cosa, però uno è una terapia per guarire gli altri. Il Pikwan Chu no. Per guarire se stessi. Okay. Quindi una è auto, cioè si pratica individualmente, l'altra si fa verso terzi, corretto? Esatto. Ok. Antonio scrive: un saluto maestro, come si comporta la respirazione durante gli esercizi? Allora, inizialmente la respirazione non è importante. Cioè va educata nel senso che ci sono degli esercizi all'inizio e alla fine dell'allenamento per introdurre la respirazione. Ma il primo ostacolo che bisogna affrontare sono le posizioni, la forma, abituare il corpo a mantenere delle posizioni, la forza di volontà. E gradualmente si inserisce anche la respirazione. Ok, William scrive: sul libro ci sono anche i tempi di esecuzione? Sul libro sì, ho messo dei tempi di esecuzione minimi, perché come ho accennato prima, è molto importante non finire l'allenamento di Pikwan Chu scarichi, stanchi,
demotivati con uno stato d'animo o un'intenzione molto bassa. Bisogna finire allo stesso modo che si è iniziati, carichi, pieni di energia e con la voglia di ricominciare. Questo è molto importante. Questo è molto importante, bisogna fare molta attenzione. E così nelle varie posizioni. Cioè, è inutile programmare un esercizio e dire questa mattina faccio 15 minuti di questa forma. Se dopo 5 minuti non riesco più a mantenerla, ogni volta mi sento sconfitto. Invece di farmi del bene, mi faccio del male. E finisce che smetto di fare più Kwan Shou. È bene essere prudenti. Invece di 5 minuti magari ne fare 3, però quei 3 finirli sempre con uno spirito alto. Quindi in realtà per rafforzare la propria autostima? Sì, l'autostima, ma più che altro è la percezione delle proprie capacità, cioè che in questo caso non è tanto qualcosa di intellettuale come l'autostima, ma è a 360 gradi, cioè è fisica e non solo intellettuale. Perciò entra una sconfitta e rientra una sconfitta non solo fisica, ma anche della propria forza di volontà, capisci, della propria intenzione, e sono cose determinanti nella pratica del Kwan Shou. Ok, quindi da una parte si può generare frustrazione, dall'altra invece si può generare, diciamo così, uno spirito che si motiva nel continuare la pratica che migliora. Infatti nel libro racconto un evento di quando siamo venuti a conoscenza tanti anni fa di questa disciplina, in cui chi ce l'ha insegnata nella prima lezione, sapendo che eravamo tutti cintura nera, judoisti o esperti di karate in quella lezione, è partito subito con una posizione, una delle più impegnative, per una ventina di minuti. Dopo i primi 5 minuti la gente cominciava a essere un po' scocciata, perché non ce la faceva, molti erano anche dei campioni, e trovarsi a non farcela, a fare un esercizio stupido di tenere su delle braccia, era una cosa che seccava tanti. E di conseguenza l'impatto per molti non è stato dal punto di vista didattico edificante, perché hanno troncato col Kwan Shou, non hanno voluto più sapere. Ok, Michele Pantano dice: ma è imparentato col Tai Chi? Imparentato in un certo senso sì, perché anche nel Tai Chi esistono degli esercizi, si chiamano Zandruan, di rimanere fermi come un palo in determinate posizioni del Tai Chi. Cioè la pratica di stare fermo nelle posizioni è conosciuta in molti stili interni di Kung Fu. Antonio Redaelli domanda interessante, scrive: maestro, io ho due ernie lombari, è un problema per la pratica? È un problema per la pratica se la posizione non è corretta. Se la posizione non è corretta. Comunque, per non sbagliare, conviene tenere dei tempi abbastanza corti, essere prudenti e al minimo disagio fermarsi e cambiare posizione. Ok, Michele, abbiamo altre domande? YouTube al momento no. Bene, io direi che la presentazione del maestro, se non avete altre domande, diciamo che possiamo ribadire che il lavoro che è stato fatto è un po' che lo chiediamo al maestro di metterlo online. Diciamo che per tutti quelli che sono già abbonati alla piattaforma di Maijudo, come, perché qualcuno ha scritto questo, in realtà per noi, come dire, voi avete sempre delle situazioni, tra virgolette, riservate, essendo già persone che seguono da anni il maestro con questa modalità online, e quindi vi arriverà una mail con tutto quello che è l'offerta riservata per voi. Ecco. Quello che ci teniamo a dire è che i libri saranno un'edizione limitatissima, speciale e numerati.
saranno libri numerati, firmati dal maestro, perché comunque questo non è un libro che si può trovare in libreria, nel senso che è un percorso un pochettino più ampio che vogliamo, come dire, dare a tutti la possibilità appunto di iniziarlo anche online, visto il momento, e, perché comunque ci sono già persone che hanno iniziato a prendere questa disciplina online e anche ad approfondirla. Poi ci sarà l'occasione finalmente di fare anche un evento, però per il momento è prematuro. Qualcuno ci deve lasciare perché deve andare. Maestro, Maestro vi saluta. Maestro ci saluta e quindi mi lascio. A presto, al prossimo appuntamento. Ok, il maestro ci saluta e quindi bene, passiamo a quella che è, rimanete ancora fino alla fine perché abbiamo una sorpresa per voi. Adesso vado di nuovo a condividere quello che è la presentazione. Ok. Benissimo. Ok, bene, allora entriamo nel vivo di quello che è il lavoro che abbiamo messo a punto, diciamo così, tutto il bagaglio, il materiale che abbiamo messo a punto per voi. E come vi ho anticipato, abbiamo, diciamo, siamo riusciti, dopo anni che stimolavamo il maestro su questa cosa, perché diciamo che lui all'inizio era un pochettino restio sul discorso del Pick and Show, poi visto anche i risultati del progetto del judo che abbiamo portato avanti in questi anni, anche il maestro, diciamo così, visto che c'era molta richiesta anche da parte di questa disciplina, si è deciso finalmente a produrre questo materiale che per noi è veramente prezioso, perché sappiamo bene che quando Alfredo decide di fare un libro lo fa con un livello di approfondimento superiore. Quindi, come vi dicevo, abbiamo il libro, abbiamo i video e abbiamo anche le lezioni in diretta. E quindi adesso io vi vado a presentare un po' quella che è l'offerta che abbiamo preparato per tutti voi. Però, prima di tutto, volevo fare i complimenti a tutti voi per essere qua, anche in un momento come questo, anche in un orario come questo, perché immagino che abbiate famiglia, abbiate altre cose da fare. E volevo fare un ringraziamento anche al mio team, al team di Maijudo che sta crescendo. Siamo sempre di più. Abbiamo purtroppo in questo momento Mario, non so se c'è stasera, spero di sì, però che non sta benissimo, perché in questo periodo non c'è solo Covid, ci sono anche le influenze normali. Però sappiate che è più di 2 mesi che lavoriamo a questo progetto incessantemente come avete visto, siamo migliorati anche nella qualità dei video e abbiamo cercato di pensare di come rendervelo agibile anche per poter allenarvi e provare da casa. Sicuramente in questo momento lavorare su se stessi, lavorare su una forma anche di meditazione attiva come il Ti Quan Shu permette molteplici vantaggi, quello di lavorare sulla propria, diciamo, mente e quindi trovare una maggior serenità, un maggior equilibrio, un maggior controllo prima di tutto, ma anche quella di lavorare fisicamente, perché il Ti Quan Shu, a differenza di tante discipline, ti fa lavorare tantissimo fisicamente. Un aneddoto: anni fa portai 2 atleti della nazionale del kayak, che poi andarono alle Olimpiadi di Rio, a praticare Pick and Shoe, perché essendo atleti che facevano una distanza olimpica dei 1000 metri, trovavano beneficio in questa disciplina. E anche gli atleti più preparati soffrono nel fare questa disciplina, perché questo contrasto tra l'ordine e il caos è veramente continuo, e questo è l'allenamento, cercare di imparare a stare di fronte e alternare appunto questa, diciamo, queste sensazioni che si sentono in tutto il corpo per ritrovare il proprio equilibrio. Da quando siamo partiti col progetto di Maijudo, abbiamo più volte appunto incalzato il maestro per poter divulgare anche il Pikwan Shu online, e finalmente possiamo dire che ci siamo riusciti. Quindi un grazie veramente a tutti quanti. In primis al maestro Alfredo Vismara, poi a tutto il team e agli abbonati, perché senza di loro noi non saremmo arrivati fino qua, perché tutto questo progetto è iniziato 4 anni fa e gli abbonati ci sostengono continuamente in tutto questo, diciamo, lavoro che stiamo facendo insieme, perché stiamo mettendo un'opera importante. Insieme stiamo realizzando quella che
è un'opera molto importante che rimarrà nel tempo, perché quello che noi vogliamo fare è far sì che più persone riescano ad accedere a questo materiale, che possa rimanere anche nel tempo e che darà appunto l'opportunità a molti di apprendere questa disciplina nella sua tecnica e anche nella sua didattica, perché una volta che la si apprende la si può anche insegnare, perché l'insegnamento funziona a specchio. Quindi, solo per voi che siete arrivati fino qua, oggi abbiamo un'anteprima veramente speciale. Nel dirvi che non esiste ancora un libro così e ancora una volta il maestro ci ha stupito per quello che ha realizzato. Riguardiamo un attimo questo libro, lo stamperemo a breve, già da domani, perché abbiamo avuto, diciamo così, il nostro stampatore un po' in defaillance e prevediamo di spedirlo un pochettino prima del Black Friday per non intasare le spedizioni con quello che ci sarà quest'anno, che sarà veramente un delirio, ma quindi diciamo che vogliamo prenderci il tempo proprio per fare le cose fatte veramente molto bene, perché sarà una copertina particolare tutta rifinita, quindi un'opera, ripeto, numerata a massimo di 100 libri. E quindi il corso lo avete subito, arriverà subito, il libro arriverà dopo il 20 di novembre, quindi da qua a neanche un mese vi arriverà il libro. Spediremo appunto a partire dal 20 di novembre e spediamo con i migliori corrieri, in modo da tenere la tracciabilità e da non avere sorprese di libri che vanno perduti. Quindi andiamo a vedere quello che è appunto il libro più il videocorso. Abbiamo creato due versioni, la prima versione è una versione gold, dove abbiamo il libro, il manuale completo illustrato a colori a cura del maestro Alfredo Vismara, più il videocorso di approfondimento. Ad ognuna delle 8 sezioni del manuale corrisponde un video di approfondimento accessibile tramite link e QR code. Poi abbiamo delle video lezioni registrate e quindi avrai subito disponibili 5 lezioni tenute dal maestro Alfredo, appunto per poter iniziare a praticare da subito. Di questa versione Gold abbiamo disponibili solo 70 libri, perché poi abbiamo creato, diciamo così, una versione superiore. Abbiamo creato anche una versione Platinum che avrà accesso al libro di Qigong, il manuale completo illustrato a colori a cura del maestro appunto Vismara, il videocorso di approfondimento e le video lezioni gratis. Poi avrete l'accesso, in questo caso, a un gruppo Facebook dedicato. Avrai l'accesso per 6 mesi ad un gruppo privato in cui potrai rimanere in contatto con il maestro. Quindi, come abbiamo fatto anche per altre realtà, avrai la possibilità di scrivere al maestro anche quotidianamente quello che provi, quello che senti, di chiedergli delle cose. Il maestro, compatibilmente appunto con i suoi impegni, i suoi orari, e poi comunque lo assistiamo sempre noi, risponderà quasi in tempo reale. E avrai 3 lezioni in diretta al mese. Per 6 mesi, ogni mese potrai partecipare alle lezioni in diretta online tenute direttamente dal maestro Alfredo Vismara. Chiaramente questo è tutto compatibile con l'inizio, con la ripresa e l'apertura delle palestre, anche se vedremo di organizzare qualcosa, perché purtroppo, mi dispiace dirlo, ma ci manca poco a un ulteriore, diciamo così, lockdown. E quindi questo ci riporterà di nuovo in casa per un po', però potremo seguire questo, diciamo così, questa attività. E poi avrai un bonus, anche una sessione di risposte e domande appunto con il maestro ogni mese. Durante questa sessione dedicata ai partecipanti del gruppo Facebook, il maestro risponderà alle tue domande che potrai inviargli per mail. Abbiamo creato un percorso per cui magari, se hai delle cose da chiedere, potrai preparare le tue domande, inviarcele e noi le sottoporremo al maestro, quindi il maestro si preparerà in questo webinar, diciamo così, mensile, dove darà risposta alle domande. E per questa versione Platinum abbiamo disponibili solo 30 libri. Ora, noi siamo abituati a dare sempre un po', come dire, la priorità a quelli che sono già gli studenti di Maijudo, quelli che sono già le persone che ci seguono da anni. E quindi, come vi dicevo prima, a loro arriverà, a tutti voi che siete qua, che fate parte di Maijudo, comunque vi arriverà una mail
con un accesso, diciamo così, con un'offerta speciale dedicata, e vi terremo la priorità di questi libri. Vado a ripetere il tutto, la versione Gold, abbiamo appunto la versione Gold dove abbiamo il libro, il videocorso di approfondimento, le versioni registrate, e non abbiamo il gruppo Facebook, non abbiamo le lezioni in diretta, abbiamo il bonus, questo magari per persone che lo vogliono seguire, che già fanno anche altre arti marziali, e va comunque benissimo. Abbiamo disponibili 70 accessi e puoi avere adesso, diciamo così, il tuo accesso, abbiamo pensato a un'offerta comprensiva di 297 euro. Mentre invece la versione Platinum, con tutto quello che vi ho elencato, dove avrai il libro, il videocorso di approfondimento, le video lezioni registrate, il gruppo Facebook dedicato, le tre lezioni in diretta al mese, il bonus, anche con la sessione di risposte e domande col maestro, a 497, una tantum, nel senso che avrai questo materiale e potrai seguire, grazie al Pikuan Shu, anche migliorare il tuo benessere psicofisico. Quello che ci tenevo a dire è questo, mi è venuto un'immagine adesso mentre ero qua a parlare con voi, che è quella del puzzle. Come sapete, noi sono anni ormai che seguiamo tutto questo progetto e siamo orgogliosi di quello che sta succedendo, perché sempre di più le persone, grazie a questo materiale, studiano e migliorano e ci scrivono quotidianamente quelli che sono i loro progressi. E questo puzzle si sta riempiendo. Quindi quello che noi vogliamo fare adesso è metterlo proprio insieme, anche insieme a voi, e darvi la possibilità, grazie a questa disciplina che è veramente incredibile, la possibilità di fare qualcosa per voi stessi. Sappiate che qualsiasi investimento che facciate, farete per voi stessi, è qualcosa che rimarrà a voi, e in questo momento è importante, perché c'è bisogno di rimanere centrati, c'è bisogno di rimanere protetti, c'è bisogno di aumentare il proprio controllo, perché poi ci sarà bisogno di aiutare tantissimo gli altri. Quindi noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a qua stasera, e adesso vi arriverà una mail, Michele metterà già in chat il link per poter avere l'accesso a tutto questo materiale, e io vi garantisco che inizieremo da subito, lockdown o non lockdown, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo rafforzarci. Come dire, sarà un momento difficile, ma se saremo uniti riusciremo tutti insieme a superare questo momento, e poi ci sarà bisogno di aiutare tante persone. Grazie a tutti per essere stati fino qua, vi lascio il link, potete andare direttamente su questo link, che è http://bit.ly/pikuanshu. Copiatevi questo link, Michele adesso ve lo mette sulla chat. Io vi ringrazio, vi saluto, e magari ci troveremo tutti la mattina a praticare insieme, perché no? Stiamo convincendo il maestro anche nel fare tutto questo. Si può fare con la tecnologia di oggi, dobbiamo rimanere uniti, dobbiamo lavorare insieme, questa energia comunque contagerà tutti, e possiamo farlo anche se ci chiudono in casa. Ciao a tutti! Thank you.